Seconda edizione. Allora, praticamente si rinnova i stessi percorsi del 2012 perché sono piaciuti tanto, ma effettivamente sono percorsi molto belli, percorsi che toccano i cinque comuni della Val Tiberina, Langhiari, San Sepolcro, Caprese Michelangelo, Citerna e Monterchi. E si corre questa seconda edizione in 40% di strade bianche, quindi chi è che fa la cicloturistica d'epoca può ammirare sia la strada bianca che è stata asfaltata, rivendola molto bene con dei ristori anche adatti all'epoca, dove si mangia esclusivamente prodotti che vengono serviti una volta. Io ti parlo di pane vino e zucchero, pane marmellata, pane prosciutto, acqua e vino. Non c'è integratore, non c'è sale, non c'è niente, qua proprio per chi proprio veramente vuol vivere un giorno la bicicletta non è una volta. Infatti anche le bici dovranno essere antecedenti al 1987. Allora, qui sì, faccio una precisazione. Allora, le bici da corsa devono essere antecedenti al 1987. Perché? Perché lì si è venuto poi dopo il passaggio con il cambio nelle leve e senza gabbietto di slanci. E quindi noi vogliamo rispettare perlomeno le tre caratteristiche che sono quelle da avere: il cambio nella canna obliqua, i fili dei freni esterni e in più le gabbiette a pedali. Però tengo a precisare che a questa cicloturistica può partecipare anche persone con bici da turismo o da passeggio, purché siano bici d'epoca, che possono evocare magari le bici da lavoro, il vecchio arrotino, il vecchio fornaio, tutto quanto, oppure la classica signora che andava in paese a fare la spesa, vestita anni 50, e quindi sono ben accolte e ben accettate. Ero presente l'anno scorso, avevo promesso che sarei venuto anche quest'anno, però purtroppo sono in Irlanda dal nostro distributore e non ho potuto spostare l'appuntamento, quindi non potrò essere presente, però volevo essere presente alla conferenza stampa perché con gli organizzatori di questa stupenda manifestazione in un borgo medievale veramente bello, e si è instaurato anche il rapporto di amicizie, quindi ci tenevo a essere presente, sicuramente ritornerò per passare qualche giorno ad Anghiari, che è veramente magnifico. Senti, tornando invece al ciclismo d'oggi, la stagione ormai volge al termine, solo da Nibali sono arrivate indicazioni positive quest'anno. Ci sono nazioni che non possono dire neanche solo da, che non hanno un corridore come abbiamo noi. Se guardiamo quello che ha fatto Tirreno Adriatico, il Giro d'Italia, secondo alla Vuelta, quarto al mondiale, ma per sfortuna, perché la caduta di Nibali sicuramente gli ha compromesso la sua capacità magari di fare una finisce forte nell'ultimo giro, e sarebbe andato sicuramente sul podio. Con Rodriguez è stato il corridore più forte di questo mondiale, però a volte contro la fortuna non ci si può fare niente. In ogni caso abbiamo un corridore che è molto molto forte, che ci dà grossissime soddisfazioni, che però per vincere un mondiale avrebbe bisogno di un mondiale veramente, veramente duro, perché gli manca un po' di spunto veloce per riuscire a battere l'avversario.